Grazie, grazie Fausto. Molto velocemente do prima la parola a Elena per la sua domanda. Grazie. Sì, io vorrei farti una domanda sull'ultima generazione, perché abbiamo assistito questo mese ad un crescendo delle loro azioni di protesta che sono viste da un lato come scioccanti e dall'altro criticate e minimizzate in virtù del loro metodo. E quindi vorrei domandarti qual è secondo te il valore del gesto in proteste come queste? Grazie, grazie, grazie. Poco fa discutevamo di titoli da dare al prossimo numero di Alternative per il Socialismo. E uno dei titoli poi non abbiamo scelto, forse troppo impegnativo, era L'ira delle donne e dei giovani. E io penso che quest'aria è quella che stia circolando, non dico lo spettro per usare la formula troppo famosa. Ma sì, proprio. L'ira delle donne, intanto, no? Non ne parlo a lungo perché diciamo, mi vergogno un po' a parlare in tua presenza, che ne potresti parlare molto meglio. Anche questa vicenda che appare così lontana, quelle delle donne in Iran, è parte invece di questo filo che tesse tutti i rapporti che vanno dagli Stati Uniti d'America, no? Nella rivolta di donne in condizione entro di me di privilegio economico e sociale, la rivolta di donne in Iran che possono perdere tutto a partire dalla loro vita. Però è un'aria che tira, è un'aria che circola. No, secondo me non è un caso che la figura simbolica, anche sul movimento ecologista, sia Greta. Portatrice essa stessa di una pratica di conflitto per molti versi inedita. Ecco, io penso questo, penso che i nuovi soggetti, donne e giovani, portino non solo dei contenuti che esprimono in forme inedite la critica a questa civiltà capitalistica, a questa civiltà, non solo ai rapporti sociali di produzione, ma proprio al processo attraverso la quale, quando parlavo prima di rischio catastrofico, di questa macchina capitalistica, che uso un vecchio termine di Marx, che sussume a sé tutto, che tende a portare tutto dentro la macchina e la macchina dentro il sistema, come dire, con un annullamento dell'umano. Come a una violenza sulla natura, sul corpo, in particolare il corpo delle donne. Allora, di fronte a questo, io francamente sono esterrefatto. Di fronte al fatto che anche in ambienti, dico civili, perché ormai non saprei più usare la parola sinistra, di sinistra, non capisco più cosa voleva dire. Ma no, invece saprei cosa voleva dire. Sinistra del movimento di classe, sinistra del movimento operaio, sinistra di classe, ma insomma, e che questi stupori per il gesto. Ma scusate, siamo di fronte a un sistema che tenta di annichilirti, di deprivarti di qualunque possibilità anche di protesta, no? Non dico solo di protagonismo, e uno riesce a inventarsi una pratica che non è impedente, non è possibile di essere impedita, perché tu puoi intervenire solo ex post, dopo che l'atto è già compiuto, dopo che il gesto è già compiuto, c'è cioè un gesto di libertà. È un gesto di libertà che propone però un processo di liberazione. Ma come fai a non vedere una cosa così? Io trovo sconcertante. Peraltro, posso dire, attraverso una pratica che sta dentro al grande filone, sempre rinnovandosi della non violenza. È un gesto che non distrugge nulla, né di sé né dell'altro. Usa una vernice che può essere eliminata su una protezione dell'opera d'arte, la quale non può essere investita dal gesto. Dov'è la ragione di una critica con l'aria di dire non si può colpire l'opera d'arte?
ma si sta colpendo simbolicamente il portato di una civiltà. Mi veniva in mente, al solito, in queste discussioni di civiltà viene sempre in mente lui, cioè Walter Benjamin, quando diceva: quando sei di fronte a un arco di trionfo, sì, tu sei colpito dal carattere imponente di questa costruzione e anche dal carattere significativo dell'espressione artistica, ma tu non ti puoi dimenticare quanti morti sono caduti sotto quell'arco, quante umiliazioni sottopassate sotto quell'arco. Ed è questo che è questo sempre il disvelamento. Il disvelamento è togliere la maschera e farti apparire a muso nudo. È precisamente quello che l'ultima generazione fa con questi atti. E per cui bisognerebbe anzi imparare, andare a scuola, poterli applicare in mille altri campi. 1, 2, 3, 1000, insomma, ecco.